Buongiorno ragazzi, oggi stiamo andando a sciare con... Forse è meglio morire da piccoli con i peli del culo abbattuti. Meglio morire da grandi soldati. Secondo episodio di Salti Extra Large, ragazzi, sugli sci. Primo episodio l'abbiamo fatto a Livigno e abbiamo provato la linea L del Mottolino, 15 metri, 18 metri di salti. Oggi siamo venuti a Chiesa perché mi hanno detto che hanno ampliato un pochino lo snowpark, quindi iniziano ad esserci dei bei salti, un po' di rail più piccoli, così magari facciamo anche qualche cadutina con l'alboreto, ce la vediamo. Non qualche salto, qualche caduta ormai. Poi abbiamo un ospite d'eccezione. Direttamente, si è appena uscito dalla banca? Paolo, la mia vita di strada, frate, non puoi parlare. I due bei bambini lì dietro devono noleggiare, quindi primo step, andiamo al noleggio. Spendiamo i cash. Ivan, siccome è un pro snowboard, lui invece che è rimasto più umile lo sci, mi raccomando. Grosse aspettative su di te. No, ma sei scemo. Il mio bro Ivan J. Oggi è tutto puntato su di te. No, ma zio, andate a fanculo. So. Guarda il moretto in fechi. Vieni a far 100. Dove lo mettiamo? Vedi quella mini gobbetta che c'è lì? Ma qua è la prima o seconda? Quella al sole, dove finisce l'ombra. Quella lì. Quella gobba al sole lì. Questa qua davanti a quella al sole. Ma hai capito quale? Ma qua è la prima o seconda? Cioè, non ho capito. Ce ne sono due, le vedi? Una qua e una là. Le vedi? Sembra un coglione se non dai video. Madonna, ti do un pugno. Vai! Ehi! Mamma mia, ma quanto è bello che non c'è un c***o di nessuno. Quindi dai, bro, primo giro di riscaldamento, mi fai trenino di salti, Albi. Wow, bro, ma sei un mito. Dai, bro. Dai, cazzo. Dai, cazzo. Dai, cazzo. Dagnelo giù tutto. Oh, te lo giuro, quando abbiamo filmato il primo video qui in sci, la stessa identica scena, c'era lui che guardava. Pure l'hai già buttato via. L'ho buttato via? Guarda. Questa scena. Togli il guanto. Adesso prendiamo un caffè. Pagliaccio, ti fai prendere in giro ancora. Porca bestia. Oh, la stessa scena. Ci fate il video, pagliaccio. No, ho una domanda io per Ivan. Ma tu sei mai entrato in uno snowpark? Allora, erano entrati in un half pipe in Francia. Ma di quali seri? Sì. Incazzati, ghiacciati così. Era 14, straight away, front side. Seconda domanda. Hai mai fatto un saltino con lo snow? Uno. Sì. What's the flavor of cheesecake? Do you like future? Ho provato a fare tipo anche, non i rail, com'è che si chiamano? No, non dirlo. Guarda che tutto quello che dici oggi verrà usato contro di te. Oggi Albi, minimo un 180 ce lo devi provare. Certo. 100. Con lo snow penso che sia fattibilissimo. Sì. 2 hours later. Albi, stai guardando le regole? È scritto, indossare indumenti protettivi. Dai, prestagli un attimo il casco. Mi cade via subito in ma tanto fai così? Si muove? No, allora. Porca puttana, zio, se mi si muove. Tiralo qua, fra, fai l'uomo. Ma tanto d'altro può fare, aspetta. Stai zitto, zio. Molla! Molla dritto! Dai, salta! Oh, almeno adesso sali su quella là. Vai che sennò non sali. Non sali, vai, vai, vai! It's been a long day. Sai cosa ti manca? L'autoconvinzione. Non credi in te stesso. Tu sei portato per fare ste robe, devi solo crederci, Fidati. Hai fatto un saltino e fatto così, Ivan. Se lo fai così fai tre poi là, Oh, adesso ho convinto 200%, Wow, ma quello! Secondo te ce li hanno le ginocchia o sono come gli omini della Lego? Vai! È il tuo momento! Oh, holla bene, holla bene! Oh! No, cazzo, c'era, Perché non guardi là lo sguardo? Dai, adesso parti da qui sopra e facciamo quello là. Vai. Non frenare, non frenare! Eccolo! Oh no. Culata gigante!
si vede qua dove ti ha preso la lamina, guarda qua, questa riga. Potrebbe essere paragonata a una schienata da pinna. No zio, fa più male questo. Perché zio, mi sono rotto il culo. Beh, quindi, morale della favola, devi rifarlo. Bravo, esatto. Adesso convinto devi... Oh, cosa devi fare? La grinta della giornata. La grinta della... Oh! Vai, prego. Aspetta che passano i pischelli. Almeno non faccio figure di merda. Vabbè, tu ti stai preoccupando di loro tre. E ci sono 260.000 persone che ti guardano qua. Olli e gira sta cazzo di testa, Su, olla. No, ti ha preso la lamina. Ha infierito sullo stesso di prima. Siccome il buon Ivan ha detto che gli fa male il culo, ma non per le cadute, proveremo ragazzi a fare una roba che abbiamo visto su TikTok, credo. No, l'abbiamo inventata, fra. Lui mi deve far sedere sulla sua tavola tipo panca e lui sarà sdraiato in mezzo qua. Metti, prendi i codici. Esatto. Vai, 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 spingi. No, sei morto. Porca puttana. Non mi fermo, devi togliere le mani, devi togliere le mani. Bello lo snowboard nuovo, bravi ragazzi. Ah, in chiesa. È veramente, ragazzi, lo snowboard perfetto per chi inizia a saltare o chi vuole iniziare a saltare. C'ha il primo salto che è un pochino più grosso, che non l'abbiamo ancora provato. È ottima prova di arboreto la parte bassa dello snowpark, perché come ha detto il Toto è proprio... Esageriamo. Detto una roba, non so se puoi metterlo nel video. Sì, cioè, sì. Brutta testa di cazzo, ti sei iscritto al canale. Bra, adesso viene tutto, ma ti sembra che sto ridendo. Sì, ma tu pensa? Cioè, sì. Questo qui, 75 anni che è nel mio canale YouTube, l'avesse mai detto una volta. Sì, se io lo dicessi, scriverebbero tutti. Poi cosa facciamo? Distruggiamo così la competizione da zero. Ah, ok. Quant'è la percentuale di gente non iscritta? Siamo sul 50%, Ma siete scemi, raga. No parole. Faccio come gli alpinisti, come vedo gli alpinisti, sei pronto? Vai. No, ma cos'è? Ma che alpinista è? Quando fanno, oppure quando fanno le gambe tevoli. Allora, in onore del primo video di sci, anche se non c'è praticamente neve, un boschetto bisogna farlo. Andiamo sulle rocce. No. Boschetto malvagio! Accendi la roccia! Oh, attenzione! Fuori controllo, ragazzi! Fuori controllo! Fuori controllo! Come cazzo ti fermi? Non si ferma! Come cazzo ti fermi? Oh, ma questo è bello! Adesso me la godo sul ghiaccio! Dai, frena lì, frena! Ancora chiuso? Stiamo aspettando il gatto che venga a prese all'atterraggio. Ah, ok, ok, va bene. È ancora chiuso quel salto lì. Ragazzi, lo snowpark, il salto sopra è ancora chiuso. Nella speranza che lo aprano, perché ovviamente la mia sfiga quando uscio ormai è così. Ci rifocilliamo un attimo. La motivazione di così. Scegli. Grazie, davvero? Va bene. Tanto a me piace di più il biscotto, quindi. Ragazzi, ricordatevi, col codice Faraone avrete Faraone. Anche... Faraone? Io sono Faraone. Col codice Faraone anche voi sarete i faraoni e avrete il 15% di sconto. Link in descrizione. Link in descrizione, ragazzi. Insegnagli al bro Ivan che cos'è il Gorby Gap. Guardandoci. Se io ti dico che abbiamo un Gorby Gap differente, io e Toto. Qual è il Gorby Gap? Dov'è che il Toto ha spazio che io non ho? Qua. Ecco, esattamente. Esatto. Quello è il Gorby Gap. Il gergo dei park rat. Questo spazio qua è il Gorby Gap e definisce quanto sei local all'interno del park. Cioè, così, vedi, così. La residenza. Io vivo lì. Invece così è atleta di slopestyle. Slopestyle athlete. Oh, vediamo se ci fanno entrare. Niente, oggi non apre? No, perché non riescono a frisare i landing. Prima gli ho scritto però alla pagina. Gli ho chiesto se potevo fare due giri giusto per farlo vedere sul video. Non posso dirti perché non è competenza mia gestire il park. Allora, io l'autorizzazione su Instagram ce l'ho. Io vado, salto dentro.
E ora la domanda più grossa è: bisogna frenare o no? Ah, ragazzi, il salto è veramente molto bello, perché ha una dimensione intermedia, non è troppo piccolo e non è grosso come gli L di Livigno, che iniziano a essere di 15 metri, e treccare sugli L è peso. Proviamo. È la dimensione proprio giusta. Vabbè, volevo fare almeno flip. Flippettino volevo farlo. Bello. No, no, figa, non ho ancora flippato quest'anno. Ma tu pensi di flippare prima lì e poi farlo di nuovo? No, no, lo faccio su. Ok. Più facile, col petto e giro. Allora, io spero di ricordarmi come si fa un flip. E spero di controllarlo nel modo giusto, perché già il salto non è piccolo per fare un primo flip. Dai, proviamo. Ciuf ciuf. Dai. Come vi ho sempre detto, flip è facilissimo e fa più paura tra 6. Iniziamo a controllarlo bene qui. Oh, adesso provo a fare questo, che non mi ricordo come si chiama. Per alzare un po' il livello, dai, adesso provo 7. Stavo andando dentro i 9. Doveva venirci qua più spesso. Però il problema è trovare il tempo, ragazzi. Ah, allora, flippettino ripreso, tranquillo dopo i 2 anni. Salto è veramente bello. Peccato che è chiuso, quindi non è che possiamo metterci qua a girare troppo, perché è già tanto che ci hanno lasciato fare questi 2 salti. Allora, chiaramente aspettiamo le tradizioni. E per chi si ricorda, ecco, l'ultima volta abbiamo preso a fine giornata un bombardino rigenerante. Adesso, ah, ragazzi, direi che possiamo chiudere qui questa giornata. Dal bombardino, cin cin. Ma tu sei analcolico? Astemio. Sì, sì, sono analcolico, però. Cosa devo fare? Ah no, aspetta, seguitelo, Ivan, su Instagram. Seguitelo su Instagram. Ah, ok. Ragazzi, secondo episodio di Salti Extra Large si è concluso. Terzo episodio, andremo al Mottolino a fargli XL. Vai! Con l'Arboreto. Ah, wow. Oh, wow. Aspettate il terzo episodio, quindi. E ci vediamo in un prossimo video. State fedeli e state buoni. Ciao.